perfetta da usare come vuoi e non vorrei più comprarla. Oggi ti faccio vedere che preparare la confettura di albicocche è un gioco da ragazzi. Dopo aver lavato e asciugato per bene le albicocche, tagliale a metà e rimuovi il nocciolo. Una volta rimosso, tagliale a cubetti e mettile in una ciotola. Scegli sempre una frutta buona, non trattata, meglio se biologica. Adesso aggiungi il succo di un limone e lo zucchero. In linea generale, la quantità dello zucchero è la metà del peso totale della frutta, quindi io sto utilizzando 1 kg di albicocche, 500 g di zucchero. Poi dipende da come ti piace, se la preferisci più aspra puoi ridurre la dose di zucchero. Copri con pellicola e lascia riposare il tutto per almeno 4 ore in un luogo fresco. Quindi ci vediamo tra un po'. Eccoci qui, siamo pronti per mettere la pentola sul fuoco. Cuoci a fuoco lento, altrimenti si attacca sul fondo, per circa 30-40 minuti. Ma non te le devi dimenticare qui, eh? Ogni tanto gira e controlla che la cottura sia dolce. Intanto che aspettiamo, un dubbio amletico. Ma si chiama marmellata o confettura? In realtà vengono usati come sinonimi, ma sono due cose differenti. La marmellata è fatta con zucchero e agrumi, come per esempio la marmellata di limone, mentre la confettura è fatta con zucchero e tutti gli altri frutti, come appunto la confettura di albicocche che stiamo preparando, oppure fragole, ciliegie, eccetera. Durante la cottura potrebbe formarsi questa schiuma. Io ti consiglio di toglierla per non alterare il colore del risultato finale. Ecco fatto! Come capire se la confettura è pronta? Facile, con la prova del piattino. Versane una piccola parte sul piattino e se scorre velocemente vuol dire che devi farla addensare un altro po'. Se invece scorre lentamente vuol dire che ci siamo. Ecco qui. Siamo pronti per versare la nostra confettura nei vasetti. Mi raccomando, devono essere ben sterilizzati. Io li ho messi 20 minuti in acqua bollente e gli ultimi 10 minuti ho aggiunto anche i coperchi. Asciugali anche perfettamente. In alternativa puoi metterli all'interno del forno a 120 gradi per 5 minuti e poi lasciarli altri 10 minuti con il forno spento. Comunque ci sono vari metodi per farlo, puoi trovarli sul sito di Cookist. Versiamo nei barattoli. Chiudi bene, capovolgi e lascia raffreddare. Con il calore si creerà il sottovuoto che permetterà di conservare la confettura più a lungo. A me piace mangiarla sulle fette biscottate con un velo di burro. Fatta in casa è proprio un'altra cosa. Ma adesso dimmi, qual è il tuo gusto preferito di confettura o di marmellata? Scrivimelo qui sotto. Ciao!